Learning Analytics. Grazie. Buongiorno a tutti e bentrovati. Il contributo di oggi si è posto un obiettivo specifico, che è quello di determinare le eventuali differenze che sono relative ai tassi di completamento dei corsi MOOC erogati sul portale EduOpen. EduOpen, come molti di noi sapranno, però è giusto fare una piccola sintesi di quella che è l'esperienza di EduOpen, anche per coloro che non conoscono ancora questa esperienza formativa legata ai corsi online open. Il portale EduOpen nasce nel 21 aprile del 2016, quindi siamo a 3 anni di attività nel 2019, ed ospita all'interno un catalogo ricco di corsi definiti MOOC. Sono corsi online aperti, massivi, e a distanza di 3 anni abbiamo iniziato a chiederci, rispetto alla diffusione di tematiche legate anche ai learning analytics, come abbiamo visto anche a Roma nel convegno in cui ci siamo incontrati in precedenza, e quindi diventato per noi importante analizzare quello che è lo stato dell'arte e la diffusione all'interno anche del contesto italiano dei MOOC. In un certo senso la fruizione di questi corsi si è diffusa anche in contesti maggiormente formali, vedremo in che senso. Quindi il punto di partenza è legato anche ai tassi di completamento. In letteratura le principali criticità, i punti critici legati ai MOOC sono legati ai tassi di completamento. Molte volte gli utenti non portano a termine tutte le attività, non completano il corso, e quindi in letteratura generalmente nel complesso mondo dei MOOC, quindi non solo nel contesto europeo ma anche nel contesto internazionale, si aggira intorno al 10%. Questo elemento di criticità è al centro un po' della nostra ricerca, quindi ci siamo chiesti se la modalità di erogazione potesse in qualche modo influenzare questi tassi di completamento. All'interno del portale EduOpen la modalità di erogazione, secondo le linee guida progettuali che ci siamo dati con il network, segue due principali filoni, se mi concedete il termine. I corsi possono essere in autoapprendimento oppure tutorati. Sotto vedete la parola ciclo di vita del corso. Il corso ha un ciclo di vita che può cambiare in base alla modalità scelta. Solitamente i corsi in autoapprendimento hanno un calendario formativo più snello, non hanno molte volte anche una data di chiusura, non ci sono attività particolarmente strutturate. Nei corsi invece tutorati, oltre alla figure di supporto, quindi tutor, docenti, collaboratori, che hanno partecipato alla produzione dei contenuti o che sono gli attori stessi dei video che fanno parte del contenuto formativo del MOOC, in questo senso lì è prevista anche una scansione temporale delle attività maggiormente strutturata. Perché vi dico questo? Perché molte volte anche come fruitori di contenuti e di formazione online, i tempi particolarmente scanditi possono essere un aspetto positivo per lavorare sul senso di autoregolazione dello studente o del discente, ma al tempo stesso possono essere un tic-tac che può in un certo senso favorire l'abbandono. Tutto questo, vedremo poi in conclusione, va a impattare sul processo di instructional design dei corsi, che è un elemento fondamentale, non solo per noi, ma vedremo poi in che senso. Quali sono i dati da cui siamo partiti? Ovviamente siamo partiti da maggio 2019, i dati attualmente sono per fortuna sempre in crescita, e i corsi in quel momento attivi sul portale erano 247, con 55.000 utenti. Da questi 247 corsi, il nostro dataset è di 196 MOOC. Perché? Da questi corsi, dopo una prima analisi che abbiamo effettuato attraverso gli strumenti di Learning Analytics del portale EduOpen e naturalmente della struttura di Moodle che è sotto il portale EduOpen, ci siamo resi conto che
Per maggiore precisione, era necessario escludere ad esempio i corsi Capstone. I Capstone sono quei corsi che concludono un percorso all'interno di EduOpen. Ci sono dei percorsi definiti pathway composti da più MOOC che si vanno a concludere all'interno di un capstone. Ad esempio un master è composto da 4 moduli e si conclude con un corso capstone. Questo corso capstone è una sorta di esame conclusivo che riprende tutte le attività nei 4 o più esami, diciamo, in un certo senso. Quindi questo che cosa ha comportato? Ha comportato l'esclusione di questi capstone, che potevano in un certo senso andare ad influire sui livelli di completamento. Poi abbiamo escluso dei corsi che per loro natura hanno dei livelli di completamento molto alti. Su EduOpen ci sono dei corsi universitari, insegnamenti universitari, ad esempio Unimore ha alcuni insegnamenti che sono fruibili dagli iscritti nel corso di scienze della formazione. Ovviamente tutti i 500 studenti porteranno a termine il corso per sostenere l'esame, quindi questi sono stati esclusi. Oppure, in questo momento noi abbiamo dovuto fare necessariamente una fotografia di EduOpen, che è sempre in costante aggiornamento. Quindi abbiamo escluso quei corsi il cui ciclo di vita non era completo. Quindi cosa vuol dire? Noi di solito abbiamo una data di apertura per le iscrizioni. C'è una data di partenza del corso. Il corso si può concludere. Nasce o tutorato o in autoapprendimento. Ma immaginiamo di fare un corso di chimica che inizia il 1° di aprile. Questo corso sarà tutorato per 2 mesi, poi a partire dal 3° mese andrà in autoapprendimento per concludersi nel 4° mese. Vi faccio un esempio classico. Quindi un corso può nascere in modalità tutorata e concludersi in autoapprendimento, oppure viceversa, o entrambe le cose. Quindi abbiamo fatto un lavoro di analisi, cioè di raccolta dati, in alcuni casi grazie al sistema di Learning Analytics, in altri casi grazie al sistema Moodle, e non nego in altri casi anche una lettura manuale dei dati, quindi un'analisi diciamo umana dei dati che erano emersi dai due sistemi. Quindi abbiamo analizzato tutto il nostro dataset, andando ad analizzare lo stato del corso, la categoria del corso, la data, il numero degli iscritti, il completamento, e siamo giunti a selezionare il nostro campione, che è composto da 93 corsi in modalità autoapprendimento. Quindi nascono in modalità autoapprendimento, si concludono in modalità autoapprendimento. Ci sono corsi tutorati 83, e abbiamo fatto una scelta legata al ciclo di vita. Per questo vi ho raccontato, insomma, un po' com'è la struttura legata a questo aspetto. Perché abbiamo valutato anche un lasso di tempo. Per questo lo stato del corso, la modalità e la durata ci sono serviti per scindere dei casi che sono ovviamente al limite. E poi abbiamo 20 corsi che sono indefiniti. Questi corsi, per loro natura, non sono stati classificati in nessuna delle due, però ovviamente poi vedremo nel proseguo della presentazione, abbiamo comunque valutato, associandoli al primo campione e al secondo, se ci fosse comunque un impatto rispetto a questi 20 corsi. Allora, rispetto a questo campione selezionato, abbiamo effettuato un'analisi sulle medie di completamento. Come vedete, i corsi in autoapprendimento tutorati e i 20 corsi ovviamente non definiti, che sono, diciamo, davvero un numero molto piccolo, per verificare se tra le distribuzioni ci fossero delle differenze. Come vedete qui la media e la deviazione standard, c'è una differenza davvero non particolarmente significativa, poi vedremo in che senso. Ancora, anche rispetto all'analisi dei quartili, dei 3 gruppi selezionati, vediamo che il 50% dei corsi, quindi il 50% dei completamenti, si va a posizionare rispetto ai corsi nel 1° e nel 3° quartile. Qui vediamo che abbiamo i livelli minimi di completamento, quindi cosa accade
rispetto a quell'analisi generale di cui vi parlavo prima. Cioè, noi qui andiamo a analizzare un dettaglio, ma questa analisi ci è servita per fare una mappatura di quella che è la situazione dei 247 corsi a maggio 2019. Adesso la situazione, insomma, un pochetto, eravamo in estate, quindi si discosta di poco, ma ci sono dei corsi che comunque sono partiti e avranno un loro ciclo di vita differente. Quindi troviamo anche un livello minimo di completamento, però ci sono corsi che hanno una percentuale di completamento che arriva anche al, supera anche il 34%. Quindi i corsi di EduOpen, come abbiamo detto anche in altri contesti, si discostano da quel dato di completamento del 10%. Quindi se per questo abbiamo escluso anche altre variabili di cui dicevamo prima. Quindi il livello di completamento all'interno dei corsi di EduOpen è più alto rispetto ai dati che la ricerca ci dice al momento. Ancora, qui vedete nell'immagine grafica i risultati di che dicevamo prima, quindi come vedete abbiamo una situazione che non si differenzia notevolmente. E ancora, abbiamo verificato che tre campioni avessero comunque, ci siamo chiesti comunque se, sempre a livello statistico, siamo andati ad analizzare quello che è l'intervallo di confidenza. E come vedete anche in questo caso troviamo una sovrapposizione tra i tre campioni. Ovviamente, qui non l'abbiamo messo per questione di tempo, abbiamo effettuato anche un'analisi sommando i 20 corsi ai 93 e i corsi in autoapprendimento per vedere se ci fossero delle differenze, ma questo non è accaduto. Però per correttezza abbiamo lasciato i tre campioni differenziati. Quindi, come vi dicevo, questo sistema ci ha consentito di fare sia una mappatura di quello che è la vita, un po' il ciclo di vita dei corsi, anche se ovviamente come gruppo di lavoro lo sapevamo, però era necessario comunque dare un sostegno in un certo senso più approfondito rispetto a quelli che sono i dati, insomma, che ci offre il portale, ma anche quella che è l'esperienza dei corsi, perché non vi nego che l'analisi dei dati ci ha comunque confermato che non c'è differenza. Quindi i corsi tutorati non aumentano il loro completamento, però noi sappiamo che se seguiamo dei corsi o conosciamo il dettaglio all'interno dei corsi, ci sono tutta una serie di elementi legati alla partecipazione, al design dei corsi, che possono in un certo senso favorire o andare a incidere su quelli che sono i tassi di abbandono. Infatti anche il processo di design, quindi di costruzione dei corsi, è fondamentale. Perché, come dicevamo nell'ultimo rapporto sul consorzio europeo dei MOOC, di cui EduOpen fa parte, diciamo che nell'università i MOOC hanno abbandonato la cifra di sperimentazione, o almeno questo è l'auspicio del consorzio, per entrare a pieno titolo anche in percorsi di formazione in un certo senso certificata, quindi master, corsi di perfezionamento, corsi di laurea. Ed è importante, questa è la cifra fondamentale, tener presente sempre la costruzione e il design dei corsi, ovviamente legato a quello che è il processo di apprendimento dei partecipanti, soprattutto in percorsi formali. E poi ci stiamo chiedendo, anche proprio perché conosciamo a volte come nasce, come si evolve un corso, se la presenza di figure di supporto, seppur i dati ci dicono che non vanno ad influire sui tassi di completamento, possono in qualche modo andare a incidere sulla partecipazione e sui livelli di interazione, proprio per rispondere alle critiche mosse ai MOOC rispetto al binomio tasso di completamento qualità. Quindi la qualità molte volte è valutata sulla base del tasso di completamento, ma non sempre è così. Quindi tasso di abbandono alto, bassa qualità, è difficile. Quindi cerchiamo di indagare quelli che possono essere in futuro, abbiamo già iniziato, queste due linee, e vedere insomma dove ci portano. Grazie. Bene, grazie.